Puzzano torna a celebrare il grande musicista Giacomo Puccini con la rappresentazione della Bohème, come ogni anno nella splendida piazza Umberto I di Uzzano Castello. Anche i piccoli comuni possono fare cose veramente grandi, e questa ne è la dimostrazione. Casa Ricciarelli, soprano di livello mondiale, che calcato i principali palcoscenici mondiali a Uzzano. Stasera il presidente della regione ci ha onorato della sua presenza, una manifestazione che tutti gli anni trova motivo di crescita. Il grande autore lucchese soggiornò ad Uzzano nella villa del Castellaccio nell'estate del 1895 e vi compose il secondo e il terzo atto dell'opera. È una bellissima edizione perché mettiamo in scena la Bohème che è nata qui, quindi ogni volta che riportiamo questo capolavoro all'interno delle mura del paese dove Puccini la pensò ormai più di un secolo fa, è sempre un piacere e un'emozione fortissima. L'opera è stata messa in scena con la direzione artistica del maestro I.G. e del maestro Antonio Bellandi, con la regia di Alessandro Bianchi, un progetto realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Shanghai e il Conservatorio di Zhejiang. Quest'anno stiamo entrando nel clima del centenario di Puccini. Morì a Bruxelles nel 1924, quindi il prossimo anno tutto sarà in Toscana concentrato su Puccini. Il fatto di prepararlo con l'occasione di oggi, una Bohème, è davvero un elemento di grande richiamo. E ho voluto testimoniare l'attenzione della regione toscana verso questo spettacolo. My God!